Liberi.tv, Riccardo Cristiano, primo Pride Cosentino, in compagnia di Salvatore Belfiore del comitato Diversi Uguali. Perché è importante essere qui oggi? È molto importante essere qui perché è una grandissima tappa per la comunità calabrese e noi da Catanzaro ovviamente abbiamo voluto partecipare, non potevamo non farlo. Ci siamo battuti e ci continueremo a battere per il riconoscimento dei diritti civili ed essere in questa piazza proprio ora e soprattutto all'indomani delle sconfitte, se vogliamo, civili ed umani che i nostri leader politici e che dovrebbero garantire la libertà e il riconoscimento dei diritti di tutti, purtroppo quotidianamente dimenticano, essere qui e partecipare civilmente con tutti in questa piazza coloratissima è un atto dovuto. Poi la parola dell'associazione è bella, diversi uguali, cioè c'è una diversità qui molto bella che è più che altro varietà, però ci rende comunque uguali dinanzi alla legge, dinanzi alla natura. Sì, all'indomani anche del riconoscimento dei matrimoni omosessuali in Germania e anche alle, diciamo, manovre poco pulite della leader Merkel, questa cosa dovrebbe anche farci riflettere su quanto l'opportunità molto spesso politica non si non viaggia sullo stesso binario del riconoscimento comunque dell'umanità di chi fa parte di un popolo. Noi non possiamo più chiudere gli occhi rispetto al riconoscimento civile della comunità omosessuale, ma anche e soprattutto della comunità anche trans, di tutte le discriminazioni che comunque ci sono. Ricordiamo che in Italia noi ancora non abbiamo una legge contro la discriminazione di stampo omofobico, per esempio, contro il bullismo omofobico, cioè sono tutte delle varianti che purtroppo la nostra legislatura ancora non contempla e questa cosa purtroppo prima o poi dovrà essere affrontata da qualcuno. E io non voglio essere polemico, però purtroppo tutto questo è anche il retaggio delle ingerenze che la Chiesa cattolica ha sulla nostra legislazione e dobbiamo dirlo, purtroppo è così. Comunque sia, siamo qui per una bellissima, diciamo, giornata di festa colorata di uguaglianza, di accoglienza e davvero ti ringraziamo Salvatore per questo contributo che ci hai dato e per essere stato qui oggi. È anche molto bello sdoganare i luoghi comuni perché in questa piazza ci sono delle famiglie, ci sono delle persone normali, non c'è un aspetto calorizzazione del grottesco così come era stata detta dal sindaco Occhiuto, ma ci sono delle persone che civilmente vogliono partecipare ad una manifestazione. Questa secondo me è l'essenza di questo Pride. Perfetto. Liberi.tv, primo Pride Cosentino, Riccardo Cristiano. Vai.